Domenica 17 novembre 2019, negli antichi locali dell'ospitale di Altopascio sta per essere inaugurata la mostra, una delle tantissime mostre personali del maestro Salvatore Magazzini, che vedete a mio fianco e che ovviamente i nostri telespettatori ben conoscono. All'altro mio lato l'assessore alla cultura del comune d'Altopascio Martina Cagliari, che ospita questa mostra ovviamente a nome dell'amministrazione comunale in questi storici ambienti che il comune ha destinato a luoghi espositivi, ma hanno una storia antichissima, perché Altopascio si trova sulla via Francigena e quindi qui c'erano i granai, c'erano ovviamente, c'era un ospedale, c'erano momenti di grande transito che internazionale per l'epoca, che legavano la nostra penisola alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna, e i tantissimi pellegrini che venivano e che si dirigevano verso Roma ovviamente avevano in Altopascio uno dei luoghi di riferimento più importanti. Dopo questo breve ma doveroso preambolo, vorrei che l'assessore Cagliari presentasse la mostra ai nostri telespettatori, li invitasse a venire a visitarla, ovviamente ricordandoci la durata e gli orari d'apertura al pubblico. Poi il maestro Magazzini presenterà le opere di questa mostra, che, alla quale ha dato nome Paesaggi dal Mondo. Poi insieme a lui vi guideremo, anzi lui ci prenderà per mano e ci guiderà alla scoperta di questi paesi rivisti, rivisitati nell'ottica di Salvatore Magazzini. Voglio innanzitutto ringraziare Salvatore perché attraverso questa mostra ci dà l'opportunità di far conoscere ancora meglio il nostro territorio, che come diceva lei è un territorio tutto da scoprire, perché ha un centro storico che ha una storia appunto che viene da lontano, viene dai Cavalieri del Tao, e questo ci permette appunto di far vedere quello che negli anni è stato fatto per valorizzare il territorio, e quindi sono contenta che questa mostra sia stata proprio fatta ad Altopascio. La mostra sarà visibile da oggi, 17 novembre, fino al 1 dicembre, tutti i pomeriggi, dalle 15.30 alle 19.30, quindi per noi è veramente un'occasione importante e quindi vi aspettiamo. Benissimo, grazie. Allora Salvatore, io più che Paesaggi del Mondo, conoscendoti da tanti anni, direi i paesaggi di Salvatore Magazzini, perché ovviamente i punti di riferimento sono le tante nazioni che stanno nel cuore di Salvatore Magazzini, a partire ovviamente dalla nostra penisola, dalle aree più vicine al Mediterraneo, al Tirreno, dalla costa toscana, la costa meridionale, fino a quelle della Calabria e di altre zone litoranee della nostra penisola, ma poi il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, Malta, il Tennessee, la Murcia, la California, il New Mexico, Valencia, New York, Arizona, tutte località che nel corso degli anni sono state visitate e amate da Salvatore Magazzini, però ovviamente lui le ha rilette con la sua cifra stilistica. Lo vedrete, c'è un filo rosso che le lega, è quello della serenità, e che è lo stato d'animo che credo, anche tu conosci credo abbastanza bene il maestro, che alberga nell'animo di Salvatore Magazzini, e quindi possiamo dire sono paesaggi del mondo artistico di Salvatore Magazzini. Tetto ha detto serenità i quadri, non io, cioè no, i quadri rappresentano, sì, ben fuori un discorso di serenità esteriore, ma l'inquietudine, tu lo sai, è sempre quella che mi muove, quindi quando vedi questi luoghi sommosso più che da compiacenza o da piacevolezza dei luoghi, dall'inquietudine sempre i luoghi mi hanno dato. Diciamo che fino ad ora ho fatto negli ultimi anni delle mostre più a tema, tipo il sud, tipo i quadri sull'America, varie zone. Ecco, questa è stata un'occasione un po' di radunare un po' tutte i miei viaggi e mettere a confronto anche questi, lo stile no è sempre il solito, ma questi luoghi così diversi, insomma, è stimolante anche per me rivedere un po' tutta questa situazione. Ecco. Mi sembra che ci sia una consonanza, vero, fra i contenuti dei quadri e il luogo che le ospita, perché questo è un luogo di grande transito, e questa visione cosmopolita internazionale del mondo che ci offre Salvatore Magazzini trova la sua naturale destinazione proprio in questi luoghi che per secoli sono stati visitati da pellegrini, da viaggiatori, da mercanti provenienti da ogni parte del nostro continente. Esatto, Altopascio è tuttora un luogo visitato da centinaia di persone che attraversano la via Francigena. Noi sul nostro territorio abbiamo due foresterie a gestione, una comunale, mentre l'altra foresteria è gestita da un'associazione che appunto l'ha presa in gestione, e quindi noi tutti i giorni abbiamo a che fare con
chi decide di affrontare questo percorso importante, spirituale, ma non solo, direi, perché negli anni l'obiettivo che ha spinto i pellegrini è mutata, perché non c'è più solo una ricerca, diciamo, spirituale, ma c'è proprio anche una ricerca di tornare, diciamo, un po' alla natura, un po' alla semplicità delle cose e della vita. Per cui quando Salvatore mi ha detto che voleva fare la mostra proprio col Topascio, io l'ho sposata fin da subito, perché comunque ho capito subito quanto potessero avere valore queste opere per tutte le esperienze e per tutti i viaggi che Salvatore ha fatto e per l'attenzione che Salvatore mette nei luoghi che rappresenta, per cui fare ad Alto Pascio ha anche un valore simbolico. Certo, grazie Assessore. Allora, come stemperi queste tue inquietudini? Lo mascheri bene, perché dai quadri traspare serenità, appagamento, perché tu sei un artista anche se inquieto, ma appagato, perché hai fatto poi la professione che avevi sempre sognato di fare fin da piccolo. Quindi hai scalato montagne, ora ovviamente hai scollinato, sei tranquillo, però la prima parte del tuo percorso è stata tutta in salita. Chi ti conosce lo sa, i tuoi collezionisti lo sanno, i critici d'arte lo sanno. Quindi perché permane in te ancora questa inquietudine? Allora, intanto un po' di salita, credimi, rimane sempre, perché discese nella vita sono rare, diciamo. No, l'inquietudine è una forma creativa, vitale, e poi magari si esplica in serenità esteriore, però la serenità interiore spesso non dà tanti buoni risultati. Non dovresti avere la sindrome della tela bianca, perché ha detto sono un grande lavoratore, la notte se mi sveglio mi metto subito a lavorare, non è che sto a gingillarmi, perché, e quindi la vena artistica non credo sia in esaurimento. Per me la pittura, diciamo così, è fisiologica, cioè non è una cosa che ho bisogno di ispirazione. Una sorgente sgorga. Per fortuna la sorgente è innata, magari con gli anni si può attenuare, per ora no, diciamo, ecco, la sento sempre viva questa cosa qui. E poi la pittura ha proprio una forza sua di estrapolare dei sentimenti, delle sensazioni, che poi il risultato finale, ecco, viene fuori questa serenità, ma detto... Questa serenità secondo me traspare anche dalla scelta cromatica. Tu scegli soprattutto cromie rassicuranti, lo possiamo dire? Sei d'accordo anche tu su questo? Sì, assolutamente. È rassicurante la sua. Molto, molto. Dei colori veramente che rendono anche l'idea dei posti che lui ha visitato, secondo me li rappresentano e li valorizzano. L'affetto che ha verso questi luoghi. Assolutamente, sì. No. Allora, Martina, mi piace, ha detto questa cosa perché... Cioè cerco, perché tu lo sai, in pittura quello di cercare non è il termine giusto, cioè cerco di viene fuori un'essenzialità dei luoghi, ecco, e nell'essenzialità le sensazioni anche dello spettatore così magari sono più profonde, ecco. Cerco di levare gli orpelli, di andare un po' alle sintesi delle cose, dei luoghi, e anche lo spettatore riesce a prendere un po' l'anima dei luoghi, ecco, e quello che cerco sempre io, cioè di non vedere il paesaggio come è fatto esteriore, come è fatto scenografico. E un po' un'anima ai luoghi, anche se sembra un parolone, ma un po' ce l'hanno, ecco. Il tuo istinto artistico ti ha sempre portato verso il sud del mondo, poi le vicende della vita, certo. Tu hai una figlia negli Stati Uniti, quindi hai conosciuto questo mondo che è abbastanza lontano, anche se variegato, eterogeneo, ma insomma nella sua sostanza globale è molto lontano dalle latitudini che tu avevi privilegiato alla scoperta di questo nuovo mondo, per te lo possiamo dire. Vabbè, non dico che sia stata una sfida, perché non è una gara o qualcosa del genere, però questo viaggio in America, appunto per mia figlia, così, queste luci elettriche, questi paesaggi immensi, queste cose qui mi hanno un po' sinceramente stimolato parecchio, cioè di vedere un paesaggio più, come ti posso dire, anche più elettrico, questa cosa qui che di per sé, ecco, non è tanto rassicurante, perché insomma, certo. Insomma mi ha stimolato parecchio, diciamo, ecco. E che differenza energetica c'è fra l'energia del sole, delle spiagge, del mare, e l'energia della vitalità umana che pulsa all'interno di queste megalopoli? Ma differenze grosse no, come ti dicevo, insomma, il pittore è come se avesse dentro di sé un filtro, e questo filtro, qualsiasi cosa vedi, anche le cose più banali, le vedi con i tuoi occhi. Quindi i neon, le luci. Sì, ti diventa quasi una cosa automatica. Certamente devono essere cose
qualche stimolo te lo deve andare. E lì, ecco, le luci elettriche sono state proprio quelle che mi hanno stimolato. E poi anche una sfida, come ti posso dire, tecnica, perché con i color a olio non si riesce a rendere questo discorso della, delle luci elettriche. Quindi, insomma, è stata un po' una sfida anche tecnica, diciamo, via. Martina, fra i luoghi che propone Salvatore, qual è quello che, vedendo un suo quadro, ti ha stimolato, ha detto: se domattina avessi la valigia pronta e il biglietto fatto, potrei partire subito per... Sicuramente gli Stati Uniti d'America, proprio per quello che stavate dicendo adesso. Poi è sempre stato un mio desiderio poter vedere un mondo che apparentemente sembra lontano un po' dalla nostra vita quotidiana, perché anche per stili di vita, per paesaggi anche che uno può vedere. E quindi sicuramente quello, sì, direi sì. E è una anche delle finalità che tu ti proponi, quella di stimolare l'amore verso i luoghi che tu... Credo ci sia una volontà da parte degli artisti, io non sono artista e quindi non lo so spiegare, ma di regalare al lettore del quadro anche le emozioni, le sensazioni, gli affetti che si sono provati in quei luoghi. Sì, che poi, non per svalutare il lavoro dell'artista o del pittore, c'è una parte come nella vita di casualità. Mia figlia non andava negli Stati Uniti o andava nel Kenya, probabilmente avrei provato a dipingere il Kenya, quindi non si può dare sempre un significato così profondo alle cose, c'è una parte anche di casualità come nella vita, ecco. E quindi i prossimi viaggi che ci inviterai a fare, dove ci porterà? Intanto ancora in America, mi dà l'idea per mia figlia, ecco. Allora Martina, vorrei che da padrona di casa fossi tu a invitare i nostri telespettatori a visitare questa mostra, a fare questo viaggio virtuale insieme a Salvatore Magazzini in tanti luoghi del mondo che, vi ricordo, sono oltre alla nostra Toscana, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, Malta, il Tennessee, la Murcia, la California, il New Mexico, Valencia, New York, Arizona. Insomma, è un po' un viaggio non segnalati, però è un viaggio affascinante e incantato, come tutti gli artisti del spessore di Salvatore ci sanno regalare. Quindi invita pure i nostri telespettatori, ricorda che la visita alle mostre, ci sono due sedi espositive, anzi vorrei ricordare, prima che Martina concluda invitando i telespettatori, una piccola sezione che tu hai dedicata alla scultura, collocandola anche in un ambito molto suggestivo. Come tu sai, io ho iniziato come scultore. A 13 anni la pittura, ma a 12 anni le prime sculture. Quindi, diciamo, il primo amore è la scultura. E negli ultimi anni ho iniziato a lavorarci sopra, diciamo, via. Allora, concludiamo il servizio d'Alto Pascio con l'appello di Martina Cagliari, assessore alla cultura del Comune, che inviterà i telespettatori a venire a visitare i paesaggi dal mondo, che regalerà a tutti i visitatori che verranno da oggi fino al prossimo 1° dicembre. Salvatore Magazzini con la sua ormai conosciutissima arte. Gli orari, ricordiamoli, le sedie espositive. Sì. Potrete vedere questo viaggio anche di emozioni e di esperienze che Salvatore ha voluto mostrare tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 in Sala Granaia, in Sala Mediateca, in Piazza Ospitalieri nel Comune di Alto Pascio. Quindi vi aspettiamo.